cosa che ha voluto proprio il regista Gaglione, quando ha voluto scegliere musicisti, ha fatto tanti provini con tanti gruppi, tante cose, di vari strumenti, non è che avessimo già dall'inizio l'idea di violino e chitarra, abbia scelto violino e chitarra conoscendo Laura e Marco, cioè ci sono piaciuti loro, prima ancora del violino e della chitarra, ma una delle, casualmente, perché al vostro posto c'erano quattro pompisti, per esempio, era l'ultima finale dei quattro pompisti, e invece la scelta, oltre alla bravura, che sono qua, sono creato anche sì, loro, è stata anche sulla biografia, sulla loro presenza, quando sono giovani. Per esempio io sono sponsorizzato un vecchio, il Caglione mi ha segato, diceva, già sei vecchio tu, c'è un altro vecchio, parlate di un adolescente, due vecchi che parlano, che fate schifo. Quindi l'idea che questo è un altro suggerimento per chi dovesse vederlo, un commento per chi l'avesse già visto, lo spettacolo, quindi a livello non di testo, ma a livello proprio subliminale, un messaggio che adesso non vedo, ma non andrebbe quasi svelato, è che ancora a valorare il fatto che dicono i giovani, ed è giusto che sia così, ed è un messaggio positivo nei confronti di quelli che appunto non sono affatto sdraiati, la dimostrazione lampante che i giovani sono sdraiati, che io ho 58 anni, lo spettacolo finisce con me di schiena che mi siedo e ascolto io stesso loro due che suonano, come avete appena ascoltato, sono dei sono molto più giovani, sono più hanno due davanti, quindi sono dei qualcosenni e niente, questa è la prova vivente che col cazzo sono stregati. Grazie.